Buonasera e benvenuti a tutti, sono Giuseppe di RLS e oggi sono qui con un personaggio che ho veramente il piacere di intervistare, è un onore, oltre che un enorme piacere, poter rappresentare la radio Liceo Siciliani, nell'intervistare Luciano Rezzolla. Luciano Rezzolla è ordinario di fisico teorica, direttore dell'Istituto di Fisica Teorica all'Università di Francoforte, una personalità veramente spettacolare, secondo me, che merita veramente non un'intervista, meriterebbe quasi un film per tutti gli argomenti di cui possiamo parlare. Il 29 ottobre di quest'anno è uscito l'ultimo libro del professore, ce l'ho qui con me, si chiama L'irresistibile attrazione della forza di gravità, un libro avvincente che ripercorre attraverso la storia, attraverso le scoperte scientifiche, quella che è la gravità. È un libro che andremo a vedere in questa intervista. Ovviamente il materiale di questo libro è enorme, non possiamo trattarlo tutto qua, però speriamo di poter dare comunque una bella prospettiva, una bella presentazione di questo bellissimo lavoro. Buonasera professore, volevo iniziare con la prima domanda. Il suo libro si apre con una semplice frase. Potrebbe sembrare quasi banale, però racchiude un po' tutta l'essenza e tutta l'attrazione umana che ha nei confronti della gravità. La gravità attrae. Ora, tralasciamo un attimo le stelle, i buchi neri, tutti questi corpi particolari che andremo ad affrontare nello specifico dopo. Lei nel suo libro, nel primo capitolo, parla della gravità come l'unica interazione direttamente tangibile, osservabile. E l'uomo si relaziona con la gravità da quando è piccolo, dai primi istanti di vita, parla addirittura del riflesso di Moro, un riflesso che hanno i bambini, i neonati, i bambini. Cosa vuol dire questo? È così che nasce, secondo lei, il fascino dell'uomo attraverso ciò che non si può spiegare, come per esempio la gravità? Bene, prima di tutto buonasera a tutti voi, è un piacere essere qui. Ho accettato con molto piacere questo invito a presentare e a discutere il mio libro e sono sorpreso che ci sia così tanta spirito di intrapresa da parte di studenti di un liceo scientifico. Anch'io ho studiato un liceo scientifico e sicuramente non avevo tutto questo spirito di iniziativa. Tornando alla domanda, La tesi, perché è una tesi, nel senso che comunque la mia opinione è che la gravità ha su di noi umani una presa particolare e cerco di dimostrare questa tesi utilizzando il fatto che è l'unica interazione fondamentale, l'unica forza fondamentale di cui abbiamo una conoscenza cosciente. Cosa vuol dire questo? Ci sono quattro forze fondamentali, quattro interazioni fondamentali in natura. C'è quella forte, che è quella che regola appunto la coesione delle particelle all'interno di un atomo e che spiega ad esempio perché protoni e neutroni possono stare insieme e cosa ci sia all'interno di ognuno di questi in termini di quarks. E questa è una forza che noi conosciamo matematicamente, possiamo studiare fisicamente con degli esperimenti, però non abbiamo una percezione cosciente. Noi non sappiamo dire quanto sia forte questa forza. Altresì, in maniera del tutto analoga, si può pensare che esistono le altre forze, ad esempio la forza elettrodebole, o la forza debole, che è quella che è responsabile dell'interazione debole, ad esempio l'interazione che spiega come il nostro corpo reagisce ai neutrini che ci attraversano, miliardi di essi ogni istante, sono neutrini che vengono prodotti dal Sole. Ecco, noi non abbiamo questa sensazione appunto perché non siamo sensibili a questa forza. C'è la forza elettromagnetica, in qualche maniera siamo sensibili a questa forza perché quello che state facendo voi adesso vedendo me è una manifestazione della forza elettromagnetica, perché i fotoni che ricevete dal vostro schermo sono delle particelle che interagiscono appunto grazie a questa forza. Però a livello di coscienza, della nostra vita di tutti i giorni, non ne teniamo conto, d'accordo?
Mentre da qualsiasi cosa facciamo, da quando ci svegliamo dalla mattina e ci alziamo dal letto, o quando camminiamo, quando facciamo un'azione qualsiasi, il nostro corpo deve tener conto del fatto che deve interagire con questa forza. Anche solo bere un bicchiere d'acqua vuol dire fare un lavoro contro la forza di gravità, perché significa spostare appunto un bicchiere, un grave, dalla sua posizione. E quindi il fatto che questa forza fa parte di noi è qualcosa che la distingue da tutte le altre. E questo è in qualche maniera sancito dal fatto che della gravità ne abbiamo una conoscenza quasi istintiva. E parlo di questo esempio dell'istinto di Moro, che è un istinto che probabilmente ha a che fare con il nostro passato di primati, in cui abbiamo bisogno di aggrapparci alle nostre madri per non cadere. Perché questo è un istinto che è ancora presente in noi, che poi scompare molto velocemente nei primi mesi di vita, e che è l'evidenza che noi già sappiamo reagire a una forza di gravità. Siamo del tutto incapaci di difenderci, di comprendere cosa succede intorno a noi, ma siamo in grado di reagire ad una forza di gravità. Quindi c'è una forza di cui abbiamo una concezione istintiva, una conoscenza cosciente, perché in qualsiasi momento della giornata dobbiamo interagire con essa. E forse proprio per questo, proprio perché è qualcosa a cui non possiamo sottrarci, immaginiamo spesso quelle condizioni fisiche in cui la gravità è assente. E dov'è che è assente? È assente quando, ad esempio, siamo nello spazio interstellare, distanti da qualsiasi sorgente di campo gravitazionale, in quel caso appunto siamo in assenza di gravità, oppure la gravità può essere cancellata se siamo in caduta libera. Ovviamente cadere non è qualcosa che ci fa piacere, no? Non è che andiamo su un grattacielo, ci lasciamo andare soltanto per il piacere di vedere l'assenza di gravità. Ciò nonostante, questo è qualcosa che immaginiamo, e molti di noi, io compreso, spesso ha delle fantasie su come sarebbe bello essere un astronauta, magari sulla stazione spaziale internazionale, e galleggiare appunto in assenza di gravità. Ecco, in quel caso la gravità viene annullata, perché il satellite su cui si starebbe si muove a una velocità molto elevata intorno alla Terra, e quindi c'è una forza, che quella centrifuga, che bilancia la forza di gravità, sicché viene cancellata. Quindi, per concludere su questo punto, è una forza particolare, decisamente diversa dalle altre, e secondo me ne abbiamo un'interazione a diversi livelli, istintivo, cosciente e anche immaginativo. È veramente bello notare col suo libro come, ancora prima di sapere qualsiasi cosa sul mondo che ci circonda, siamo abituati, siamo preparati a reagire alla forza di gravità. Veramente interessante. Ora vorrei chiederle, nel campo della scienza, ma anche non, ormai persone e nomi, soprattutto come Galileo, Newton, Einstein, sono entrati nell'immaginario comune della filosofia, della scienza. Questi tre personaggi, lei ne parla nel suo libro, nei primi capitoli del suo libro, cosa hanno a comune tra di loro? Cosa li mette in relazione alla gravità? In particolare, approcciandosi alla fisica non newtoniana, la prima cosa che ci viene detta è che la gravità non è una forza. Allora noi ci chiediamo un po' come, ma allora a scuola tutto quello che diciamo della forza di gravità è falso, cioè ci dicono bugie a scuola. Cosa potrebbe essere la gravità se non una forza attrattiva? Allora, con ordine, cosa hanno in comune Galileo, Newton e Einstein? Tutti e tre erano ossessionati dalla gravità, quindi questo filo che li accomuna è la gravità. E quindi, così come dicevamo prima, loro sentivano l'attrazione della gravità ben più di altri. E quindi hanno speso gran parte della loro vita a cercare di spiegare cosa sia la gravità. Chiaramente a livelli concettuali diversi, sia per via dei tempi diversi in cui sono vissuti, che anche per via delle capacità tecnologiche di cui che hanno a disposizione per costruire le proprie teorie.
Un'altra cosa che accomuna questi tre scienziati è che hanno fornito un'idea della gravità in cui l'immaginazione è stata una forte componente. Cerco di spiegarmi meglio. Galileo aveva compreso un fenomeno che è del tutto controintuitivo, che però è così, esattamente così, ossia che tutti i corpi in caduta libera hanno la stessa accelerazione gravitazionale. E quindi lui aveva già compreso che se noi prendiamo una palla di un moschetto e una piuma e le lanciamo dalla torre di Pisa, questi cadranno a terra esattamente nello stesso istante perché sono soggetti alla stessa accelerazione. Adesso, perché questo è importante? Perché, oltre ad essere vero, è anche completamente diverso da quello che la nostra esperienza quotidiana ci dice, perché se noi andassimo a fare questo esperimento vedremmo che non è così. Però non è così non perché Galileo avesse torto, ma semplicemente perché quello che avviene è che esiste l'aria, che produce un rallentamento diverso sulla palla di moschetto e la palla e sulla piuma, e quindi il risultato di questo rallentamento la piuma arriva dopo. Se però noi eliminassimo l'aria e creassimo il vuoto, ad esempio, creassimo un cilindro vuoto e lasciassimo cadere questi due oggetti, vedremo che cadrebbero esattamente nella stessa maniera. Quindi c'è da riconoscere in Galileo la sua capacità di immaginare delle cose al di fuori di quella che è l'esperienza comune. Newton ha avuto anche un ruolo molto importante nella gravità, appunto ha creato la legge universale della gravità. Era universale perché valeva non soltanto per i fenomeni misurati a terra, ma anche per qualsiasi altro fenomeno astronomico. Infatti, con la sua teoria gravitazionale universale, riusciva a spiegare praticamente tutto quello che si conosceva a livello di astronomia. E nel suo caso, il salto immaginativo fu il supporre che ci fosse un'interazione, una forza, tra due oggetti dotati di massa e che questa forza avesse un certo comportamento con la distanza, in particolare che diventasse sempre più debole con la distanza. Adesso, Einstein riprende, ancora una volta attratto dalla gravità, e si accorge che questa interpretazione della gravità in realtà non è corretta. Non è corretta perché non bisogna pensare alla presenza di una forza e se c'è una mela che cade da un albero non è perché c'è una forza che attira in qualche maniera la mela verso il centro della Terra. No, quello che lui dice è che questo moto che noi vediamo, lo spostamento della mela dal ramo verso il suolo, è dovuto al fatto che la mela vuole seguire la curvatura dello spazio-tempo. E quindi si muove non perché c'è una forza, ma perché c'è una curvatura e lei si adegua a questa presenza di curvatura. Adesso, per rispondere alla sua domanda e per evitare che i suoi professori poi se l'abbiano con me, perché ho detto che l'idea della forza è incorretta. L'idea della forza, così come gliela insegnano a lei, è perfettamente valida. Ed è uno strumento fisico, matematico, che è utile per spiegare, ad esempio, come funziona la gravità sul nostro pianeta. Se io dovessi costruire un ponte, un grattacielo, non andrei a utilizzare la teoria di Einstein, che è molto più complessa, ma avrei una descrizione semplificata che utilizza appunto l'idea di forza come un campo vettoriale con delle proprietà precise. Quindi tutto quello che le insegnano a scuola è corretto, lei lo deve imparare. Quello che però non va più bene è quando questo concetto viene portato in condizioni molto più spinte di gravità. Noi viviamo in un campo gravitazionale molto molto debole, però in natura esistono dei campi gravitazionali ben più intensi ed in questi casi che questo concetto di forza come un campo vettoriale è sbagliato, l'idea che c'è un'interazione istantanea è sbagliata e se dovessimo utilizzare i concetti che i suoi insegnanti le insegnano appunto all'interno di un buco nero non potremmo spiegarli. Quindi si rappresenta la forza
di gravità può essere ancora vista come forza di gravità per campi deboli, ma deve essere abbandonato per un concetto più complesso, ma anche più profondo e corretto, se i campi gravitazionali sono più forti. Grazie, professore. A questo punto arriva la famosa relazione che pochi comprendono e ancor meno riescono a spiegare. È relativamente famoso, anche se non molti riescono a riportarlo e a immaginarlo anche. Lei comunque presuppone all'inizio del suo libro che sarà necessario per questo viaggio un'enorme immaginazione. Dicevo, è famoso e conosciuto l'esperimento dei due orologi, ovvero un orologio posto a livello del mare e un orologio posto alla sommità di una montagna indicheranno due orari diversi, anche se in un intervallo minuscolo, comunque diversi. Cosa vuol dire questo fenomeno? Cosa c'entrano tra di loro, diciamo, lo spazio, l'altitudine e il tempo? E cosa c'entra tutto questo con Google Maps? Beh, allora, è una domanda lunga che prenderà una risposta lunga. La ragione per cui gli orologi misureranno dei tempi diversi è perché l'intervallo di tempo tra i due orologi sarà diverso. Quindi il ticchettare dei due orologi sarà diverso. Da un punto di vista matematico, il ticchettare è una distanza in tempo, è un delta t. E la distanza tra eventi nello spazio-tempo dipende dalla posizione, perché lo spazio-tempo può essere curvo. Allora, incominciamo a spiegare cosa vuol dire uno spazio-tempo curvo. E per spiegare cosa vuol dire uno spazio-tempo curvo, partiamo da uno spazio-tempo più facile, che è uno privo di curvatura, ossia uno spazio-tempo piatto. Noi potremmo immaginare uno spazio-tempo piatto come una sezione bidimensionale, ad esempio un lenzuolo molto teso. Ecco, questo è uno spazio-tempo piatto. Se noi però prendiamo un oggetto dotato di massa, ad esempio una palla da bowling, e lo mettessimo su questo lenzuolo, sapremo che il lenzuolo si curverebbe, creerebbe una specie di scodella all'interno della quale la palla siederebbe. Ecco, questo è uno spazio-tempo, quindi adesso togliamo la palla, immaginiamo che ci sia ancora questa curvatura, questo è uno spazio-tempo, una superficie curva. E la distanza tra elementi di questi spazi, tra i due spazi, quello piatto e quello curvo, è diversa a seconda che ci sia o meno la curvatura. Immaginiamo di prendere lo spazio-tempo piatto, di fare un cerchio, d'accordo? Adesso prendiamo due punti, ad esempio, diametralmente opposti su questo cerchio, chiamiamo A e B. E se volessimo calcolare la distanza che li separa, sarebbe due volte il raggio di questo cerchio. Se però adesso consideriamo lo stesso cerchio prodotto in conseguenza della curvatura, avremo ancora due punti A e B, e la distanza sarebbe ancora due volte R. Però è una distanza che non possiamo percorrere, perché la distanza che possiamo percorrere è quella lungo la parte curva del lenzuolo. E se andassimo a calcolare questa distanza qui, vedremo che in realtà è più grande della distanza due volte R. Quindi cosa abbiamo imparato in questa maniera? Che la distanza tra punti nello spazio può variare se lo spazio è curvo. Bene. Una delle lezioni più importanti di Einstein è che il tempo e lo spazio sono del tutto intercambiabili. Sicché anche la presenza di una materia non curva soltanto lo spazio, ma anche il tempo, il che vuol dire anche che la separazione, la distanza tra due punti in tempo, non più in spazio, può essere diversa. E quindi il fatto che i due orologi abbiano un delta T, un incremento diverso, è possibile perché sono due oggetti in campi gravitazionali diversi, quindi con curvature diverse. Per avere un'idea di chi deve andare più veloce, dobbiamo ricordarci che lì dove il campo gravitazionale è più forte, il tempo scorre più lentamente. E quindi l'orologio a livello del mare scorrerà più lentamente
dell'orologio posto alla, sulla sommità della montagna, perché lì il campo gravitazionale sarà più debole. Il campo gravitazionale diventa sempre più debole man mano che ci allontaniamo dal centro della Terra. Quindi questo spiega perché gli orologi debbano necessariamente andare a, a ritmi diversi. Questo cosa ha a che fare con Google Maps? Google Maps è questo, questo bellissimo strumento che ci consente di capire dove siamo, e per far ciò utilizza la, un sistema di triangolazione, ossia manda un segnale, noi mandiamo un segnale a diversi satelliti che lo ricevono in tempi diversi, e poi sapendo il tempo, la differenza di tempo tra questi segnali, riescono a, appunto a costruire questo triangolo, in realtà sono più di due satelliti che vengono coinvolti, riescono a ricostruire la nostra posizione. Quindi la nostra posizione è nota perché c'è un tempo di ritardo tra diversi satelliti. Però i satelliti sono posti in posizioni, in campi gravitazionali molto più deboli di quelli sulla Terra. Quindi c'è, dovete immaginare che c'è sulla Terra, c'è il nostro dispositivo che manda un segnale, non solo manda il segnale, manda anche l'ora esatta in cui viene mandato il segnale. E l'orologio che lo riceve sul satellite lo riceve ad un certo tempo più tardi, però l'orologio sul satellite anche va più lentamente, va più velocemente dell'orologio sulla Terra. E quindi c'è una, esattamente come nel caso del livello del mare, della montagna, c'è uno sfasamento nella separazione in tempo, nel delta T tra il satellite e la Terra. E se questo non fosse preso in considerazione, Google Maps non funzionerebbe. Quindi, quando gli ingegneri hanno costruito i satelliti che poi hanno mandato in orbita, ovviamente hanno costruito due orologi che sono identici, e li hanno mandati uno a terra e l'altro sul satellite. Però nella parte di gestione dei dati, del software che gestisce questi segnali, devono essere corretti. Quindi sono delle correzioni fatte a livello di software che, se non fossero prese in considerazione, non consentirebbero al sistema di funzionare. E quindi, per quanto possa essere sorprendente, Google Maps utilizza in realtà la teoria della relatività di Einstein per farci andare in giro da qualche parte. Possiamo dunque dire che se riusciamo a tornare a casa nostra o a orientarci in una città nuova è grazie anche ad Albert Einstein, grazie anche e soprattutto ad Albert Einstein. Dopo aver chiarito questo particolare aspetto della gravità, l'esperimento del lenzuolo, l'esperimento mentale del lenzuolo, il suo libro prosegue chiedendo un'immaginazione ancora superiore a quella vista finora. Infatti inizia a spiegare il corpo celeste che ha dato la prima e chiara applicazione delle leggi di Einstein, leggi che fino a quel momento forse sembravano sì corrette, ma non tanto utili a fini pratici, come ha detto anche lei. A questo punto lei richiede un'immaginazione superiore e paragona un po' il centro storico di Milano, oppure Manhattan, con il sole, oppure paragona una zolletta di zucchero con le Alpi, il cestello di una lavatrice con una stella. Cosa c'entra tutto questo? Qual è la relazione tra il nuovo corpo che andremo ad analizzare, quello delle stelle di neutroni, corpi particolarissimi, e tutti questi paragoni? Come si spiegano? Bene, la ragione per cui questo è dimensionato nel mio libro è perché questo concetto di curvatura di cui io ho parlato prima, no? La capacità di deformare uno spazio piatto, questo è qualcosa che è possibile fare, la natura sa fare, nel momento in cui concentra in una zona estremamente piccola dello spazio grandi quantità di materie. E la quantità importante per misurare questa curvatura si chiama compattezza ed è un numero puro ed è dato dal rapporto fondamentalmente tra la massa di un oggetto e le sue dimensioni. Se parliamo di una stella, possiamo pensare al suo raggio, quindi il rapporto tra la massa e il raggio è una misura di quanto è grande
la curvatura. Quindi possiamo usare, ad esempio, questa cosa, questo principio per misurare la curvatura qui, dove siamo noi, dove è lei adesso. E il numero che verrebbe fuori è estremamente piccolo, dell'ordine di un miliardesimo. Quindi questo è perché la Terra è sì massiccia, ma è abbastanza estesa. Quello che vorremmo fare è prendere la Terra e rimpicciolirla, anzi, quello che vorremmo fare è prendere il Sole e rimpicciolirlo. Se facessimo così, andremmo ad aumentare il campo gravitazionale del Sole. E ovviamente noi non possiamo fare questo. E fino agli anni 60 si pensava che la natura non fosse in grado di fare questo, ossia che le stelle fossero tutti degli oggetti estremamente grandi. Però appunto delle osservazioni nella banda X hanno mostrato che esistono degli oggetti estremamente piccoli, dell'ordine di una decina di chilometri, una dozzina di chilometri, il raggio di una dozzina di chilometri, e quindi hanno delle dimensioni confrontabili con il centro storico di una città grande come Milano o Francoforte. Forse come l'intera Catanzaro, non so quanto sia grande il diametro di Catanzaro, però potete immaginare una città grande quanto Catanzaro. Bene, in questo volume la natura riesce a concentrare la massa del Sole, anzi ben più della massa del Sole, fino a due volte la massa del Sole. Quindi potete immaginare un oggetto che è grande quanto Catanzaro, che però ha la stessa massa del Sole. Quindi se prendete questo oggetto e lo mettete a fianco al Sole, il Sole è enorme, questo sarebbe un puntino. Eppure questo oggetto ha più massa del Sole, sicché il Sole sarebbe costretto ad essere completamente accresciuto da questo oggetto. Questo oggetto si chiama stella di neutroni ed è il risultato della fase finale di una stella molto massiccia che vive molto rapidamente, in maniera molto frenetica, e alla fine della sua vita esplode, e il residuo di questa esplosione al suo centro è appunto una stella di neutroni. E fondamentalmente il nucleo della stella, che viene compresso a densità enormi, e produce una stella di neutroni. Ne conosciamo migliaia, ne possiamo vedere, e pensiamo che nella nostra galassia ce ne siano milioni. E sono degli oggetti che sono, io descrivo delle meraviglie della fisica, perché hanno tutti gli aspetti più estremi che uno può immaginare in fisica. Tanto per cominciare, il campo gravitazionale, come vi dicevo, è enorme, è quasi confrontabile a quello del buco nero. Diciamo, quindi in una gara di curvatura prenderebbero la medaglia d'argento. Hanno poi delle densità enormi, il che significa che hanno delle proprietà tali che una sola zolletta di zucchero di questa materia qui avrebbe lo stesso numero di atomi di tutta la catena alpina. Quindi un cucchiaino di questa materia pesa quanto l'intera catena alpina. E in più sono quasi perfettamente sferiche. Lo sappiamo perché possiamo misurare questo, quanto siano lontano dalla sfericità, e vediamo che hanno una sfericità, una deviazione dalla sfericità che è di 10 parti in un miliardo. Ecco, non so se riuscite a immaginare un oggetto così perfettamente sferico. Noi sulla Terra, anche i laboratori più sofisticati non riescono a produrre una sfera così perfetta. Quasi 12 chilometri di raggio. Ed infine, e questa è forse la cosa più sorprendente, ruotano, possono ruotare a delle velocità fantastiche. In particolare quella che ruota più velocemente di tutte ha una frequenza di 700 Hz, quindi fa 700 rivoluzioni intorno a se stessa in un secondo. E questo è qualcosa che è inimmaginabile. Se pensate a un cestello della lavatrice, bene, il cestello della lavatrice fa 700 rivoluzioni, 700, 800, dipende dai modelli, al minuto. Quindi, mentre una stella di neutroni, un oggetto di 12 chilometri di raggio, riesce a farlo 700 volte al secondo. E proprio per queste capacità, per queste proprietà, questi oggetti sono considerati delle meraviglie della fisica. E infine, spesso si vedono in sistemi binari, ci sono due stelle di neutroni, e questi sistemi alla fine, appunto, una delle predizioni di Einstein,
devono collidere, devono scontrarsi, e questo l'abbiamo visto attraverso le emissioni di onde gravitazionali e poi le emissioni di luce sotto forma di un lampo gamma nel 2017. Insomma, questi oggetti sono chiamati appunto stelle di neutroni e sono le meraviglie massime delle varie interazioni fisiche che possiamo immaginare. Insomma, dobbiamo immaginare un corpo grande quanto la nostra città, grande quanto Catanzaro, con una massa maggiore di quella del Sole, che gira molto, molto, molto più velocemente di una lavatrice. È qualcosa di veramente inimmaginabile. Non so, lei personalmente, oltre all'aspetto di fisico e studioso, come riesce a immaginare nel loro concreto oggetti di una simile complessità. Però possiamo dire che c'è ancora di più. Infatti l'immaginazione richiesta per immaginare quanto detto finora è enorme e forse, non so, impossibile da raggiungere. Ci sta un livello ancora superiore. Un nome che è entrato nel linguaggio comune da diverso tempo ormai, che ora sappiamo, noi lo tratteremo dopo, e sappiamo esistere con certezza assoluta. Bene, questi corpi, i buchi neri, stiamo parlando ovviamente dei buchi neri, sembrerebbe che non siano così neri, e forse non sono neanche dei buchi. Cosa vuol dire questo? Inoltre sembra, lei dice, è una frase che non avrei mai immaginato stesse accanto ai buchi neri, i buchi neri non hanno i capelli. Cosa vuol dire questo? Allora, tanto per cominciare devo correggerla. I buchi neri sono dei buchi e non sono, e sono perfettamente neri. E spiegherò forse bene perché, ciò nonostante, possiamo osservarli. Per tornare all'affermazione, che è un'affermazione contenuta addirittura in un teorema, che dice che i buchi neri non hanno capelli, è una maniera scherzosa per dire che i buchi neri non sono sofisticati, anzi sono estremamente semplici da descrivere, perché possono essere descritti soltanto da tre numeri. Tre numeri sono sufficienti per dire tutte le proprietà di un buco nero. E questo è qualcosa di veramente sorprendente, perché qualsiasi altro oggetto, specie se è complesso, in genere ha bisogno di essere descritto da un numero molto elevato di pezzi di informazione. Pensiamo ad esempio, una maniera per misurare questo può essere il DNA, d'accordo? Il DNA di un organismo semplice è complesso, ma è infinito. Il DNA di un organismo più complesso, ad esempio noi umani, è molto più complesso e ha bisogno di molti più pezzi di informazioni. Immaginiamo soltanto tutte le sequenze che sono presenti nel nostro DNA e che sono miliardi. Bene, quindi per descrivere lei, per descrivere me, ho bisogno di avere un miliardo di informazioni o comunque di quest'ordine. Mentre per descrivere un buco nero ho bisogno soltanto di tre informazioni: quanto è grande, e quindi la sua massa, quanto rapidamente ruota, e il suo si chiama spin, e poi la sua carica elettrica. E in realtà in astrofisica la carica elettrica è sempre zero, quasi zero, sicché gli unici due numeri di cui abbiamo bisogno sono la massa e lo spin. E questo è appunto quello che si intende con l'affermazione che i buchi neri non hanno capelli, hanno semplicemente due numeri che li descrivono. Sì, correggo la mia precedente affermazione. Avevo sentito che non è possibile vedere un buco nero in sé. Si può osservare un buco nero mentre mangia, ovvero mentre attira a sé la luce, mentre cattura un'altra stella, forse. Ora, sappiamo che il professore Luciano Rezzolla ha partecipato a quella che, a dir mio, credo all'unanimità della comunità scientifica, sia una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni. Con l'Event Horizon Telescope ha ricreato un processo che è durato diversi anni e che ha coinvolto numerosi laboratori e moltissime persone da ogni parte del mondo, la prima foto di un buco nero. Questa foto è stata realizzata
lei racconta benissimo nel suo libro tutte le difficoltà e tutte le complessità che stanno dietro una semplice fotografia, una fotografia che è stata pubblicata il 10 aprile 2019 e che si stima in un giorno sia stata vista ben da 4,5 miliardi di persone. Ora credo che potendo disporre di uno degli artefici, diciamo, di questa conquista favolosa, conquista scientifica, ne vorrei un pochettino approfittare per entrare meglio dentro questo bellissimo progetto, questo bellissimo viaggio. E lascerò che se ne approfitti, perché ho in realtà preparato appunto una breve presentazione che può servire a chi ci ascolta a capire esattamente come è stato possibile far questo. Quindi questa vuole essere una presentazione breve di come si possa appunto fotografare un buco nero. Una fotografia è un'immagine, e per fare un'immagine abbiamo bisogno di una tecnica, e in particolare per fare una fotografia di un buco nero abbiamo bisogno di una tecnica che viene chiamata VLBI, o Very Long Baseline Interferometry, in italiano interferometria a base molto ampia. Questa è una tecnica che è abbastanza ben nota, è nota dagli anni 70, e si basa su questa espressione qui. Dice che la risoluzione di un'immagine è data dal rapporto tra la lunghezza d'onda a cui si fa l'osservazione e la dimensione del telescopio. Questa espressione in realtà è valida non soltanto per VLBI, ma è valida per qualsiasi tipo di misurazione astronomica. E quello che vogliamo fare è ottenere un numero a sinistra che è il più piccolo possibile. E posso, visto che sono un liceo scientifico, non vi sorprenderà che per far questo avete bisogno o di un numeratore molto piccolo o di un denominatore molto grande, o di entrambi, ovviamente. Quindi idealmente vorreste utilizzare le lunghezze d'onda più brevi possibili, sia nella banda X o addirittura nella banda gamma. Il problema con questa idea è che queste radiazioni vengono assorbite dal materiale che è tra noi e il buco nero. E quindi quello che dobbiamo cercare è radiazione che non venga filtrata. E la radiazione che non viene filtrata è la radiazione radio, in particolare alla lunghezza di 1,3 mm, o circa 230 GHz. Ebbene, questa radiazione riesce ad essere emessa dalla prossimità del buco nero e a raggiungere noi, e quindi essere raccolta da un telescopio. Quindi, se il numeratore è ben chiaro, il denominatore vogliamo prendere un radiotelescopio il più grande possibile, e radiotelescopi possono essere costruiti a essere anche abbastanza grandi, fino a 500 metri di diametro. Ce n'è uno in Cina che si chiama FAST ed è a proprio queste dimensioni qui. Però anche se mettessimo qui sotto 500 metri, otterremmo una risoluzione che è molto, ma molto più grande, vuol dire molto più non sufficiente a fare l'immagine che vogliamo. Quindi l'idea, che è quella che abbiamo utilizzato in questa collaborazione, che è l'Event Horizon Telescope, e in particolare in Black Hole Cam, che è una serie di fondi europei che ho condiviso con i miei colleghi Falk e Kramer, è quello di creare un radiotelescopio virtuale che è grande quanto il diametro della Terra. L'idea è quella di prendere dei radiotelescopi distribuiti un po' in giro per il pianeta, ad esempio in Spagna, in Francia, in Cile, in Arizona, e metterli insieme. In questa maniera è possibile avere, ad esempio, se abbiamo un telescopio in Arizona, SMT, e un altro alle Hawaii, SMA, possiamo metterli insieme ed avere un telescopio virtuale che è grande quanto la separazione tra le Hawaii e l'Arizona. Quindi stiamo parlando di scale intercontinentali, migliaia di chilometri. Adesso potreste pensare che c'è qualcosa che non torna. Com'è possibile costruire un telescopio di questo genere? Perché non lo facciamo con tutti i telescopi? La ragione è che perché questa tecnica funzioni è necessario che la radiazione che viene ricevuta venga ricevuta esattamente allo stesso istante. Ed è per questo che tutti questi radiotelescopi hanno, oltre ad avere dei ricevitori radio,
hanno anche degli orologi estremamente precisi, gli orologi atomici, che misurano il tempo di arrivo del segnale. È solo in questa maniera che è possibile allineare poi i segnali dai vari telescopi e quindi avere un'immagine interferometrica. Chiaramente abbiamo diversi telescopi, radiotelescopi in grado di fare queste osservazioni, non sono tantissimi, i radiotelescopi sono molto più di quelli che abbiamo misurato qui, però questi sono quelli che sono sufficientemente sensibili a queste lunghezze d'onda. E la ragione per cui li abbiamo messi così tanti insieme è perché in questa maniera abbiamo la possibilità di avere dei dettagli più grandi dell'immagine, ma anche perché possiamo avere dei tempi di integrazione, ossia di osservazione, che sono molto più grandi. E questo perché la Terra ruota e quindi a un certo punto un telescopio in Francia o in Spagna perderà la sorgente. Ma se poi allo stesso momento ce n'è uno in Arizona che può vederlo, un altro in Cile che può vederlo, ecco che tutto il tempo, per un arco di tempo di circa 10 ore, è possibile osservare la nostra sorgente. Bene, fondamentalmente questo è quello che abbiamo fatto, è quello che voglio mostrarvi in questo video, che mostra in maniera un pochino così romantica in che cosa sono consistite le osservazioni. Abbiamo preso questi radiotelescopi, alcuni, questi sono quelli in Cile, all'ESO. Riuscite a vedere questa animazione? Sì. Ecco. E li abbiamo puntati nella costellazione della Vergine ed in particolare ad una galassia che si chiama M87, che è la più massiccia dell'ammasso in questa costellazione ed è nota perché sia da tempo si sapeva che esiste un piccolo filamento che esce da questa galassia. All'inizio si pensava che questo filamento fosse addirittura una cometa, in realtà sappiamo che è un getto di plasma ultrarelativistico e noi siamo andati a puntare all'origine di questo oggetto e quello che abbiamo visto è questo oggetto qua, questa immagine qui e come cerco di spiegarvi questa è la prima immagine di un buco nero. Adesso, come facciamo a sapere se vi ho spiegato da un punto di vista osservativo come viene fatta questa immagine, come facciamo a convincerci che questa ciambella arancione è in realtà l'immagine di un buco nero? Ed è per questo che è necessario il lavoro che è stato effettuato dal mio gruppo, un lavoro di teoria, e che può essere spezzato in tre parti. La prima parte sono delle simulazioni di magneto-idrodinamica che ci insegnano come il plasma cade su un buco nero. Il plasma va inteso come uno stato della materia in cui un gas è interamente ionizzato, ossia gli atomi hanno i nuclei separati dagli elettroni. Poi dobbiamo cercare di capire come si crea questa immagine, cosa succede alla luce che si propaga in questo spazio-tempo curvo. E poi alla fine dobbiamo cercare di fare un confronto tra le osservazioni e la teoria, in particolare tra le molte possibili immagini teoriche che abbiamo prodotto e le poche immagini osservative, che sono solo 4, che abbiamo raccolto nel giro di una settimana nel 2017. Partirò mostrandovi una simulazione di magneto-idrodinamica. Questo mostra, in questa scala di colori rosso-giallo, la dinamica del plasma che cade sul buco nero. Come vedete, è una dinamica molto complessa. Queste sono simulazioni che risolvono le equazioni relativistiche della magnetodinamica. E c'è anche questa zona qui, blu-bianca, che invece è una zona in cui c'è pochissima materia, ma c'è moltissima energia magnetica, ed è quello che viene chiamato il getto relativistico. Come potete vedere, il tasso di accrescimento non è costante. Ci sono dei momenti in cui ne cade di più, altri in cui ne cade di meno. È un po' come essere a fianco a una cascata. Ci saranno dei momenti in cui cade più acqua e altri in cui ne cade meno acqua. Ecco, adesso vi mostro l'orientazione alla quale noi pensiamo stiamo osservando M87, più o meno questa. Quindi lo vediamo quasi di fronte e il getto viene fuori di lì. E se noi adesso mettessimo degli occhiali radio, vedremo questa immagine qui. Quindi quel plasma in accrescimento emetterebbe luce nel radio che ha questa forma qui. In realtà sembra molto semplice, ma solo una ciambella. Ma questo è perché siamo in una posizione molto fortunata, non vediamo tutte le deformazioni che invece
la luce ha in questo spazio. E adesso quella stessa immagine sintetica viene disturbata, viene sporcata dal fatto che i telescopi hanno una risoluzione finita. Ed è questo quello che un radiotelescopio, da un punto di vista teorico, vedrebbe. E questo invece è quello che abbiamo visto. Come potete vedere, la similitudine è molto grande. Ed è per questo che appunto pensiamo che quello che abbiamo visto è un buco nero. Spiegherò più in dettaglio perché e come siamo convinti. Adesso, il secondo passo rappresenta da come la luce si propaga in uno spazio-tempo. E il comportamento della luce è molto bizzarro vicino a un buco nero. Immaginiamo di prendere un buco nero e di mettergli intorno un disco sottile e di volerne fare un'immagine, d'accordo? Su una lastra fotografica. Bene, quello che vedremo sarebbe una prima parte, che è questa qui, e questa è la parte diretta, l'immagine diretta, quella che verrebbe dalla parte davanti del disco verso di noi. Ma vedremmo anche la parte che gli sta dietro. E questo perché un raggio di luce, che in linea di principio dovrebbe muoversi verticalmente, in realtà viene curvato e quindi può raggiungere noi osservatori. E quindi vediamo questa ulteriore parte qui. E per rendere la cosa ancora più complicata, riusciamo a vedere anche la parte inferiore del disco. E quindi vediamo questa parte qui. Quindi, quando questa immagine probabilmente la conoscete già, è da un film molto famoso di Hollywood, si chiama Interstellar. Bene, quello che mostra questa immagine è la presenza della parte posteriore del disco, quello che sta dietro il buco nero, la parte inferiore del disco e poi ovviamente la parte diretta che ci aspettiamo di vedere. Quello che vediamo anche è che c'è questa zona qui che è un anello molto sottile, e viene chiamato anello di luce o light ring in inglese, e poi questa zona qui che è un po' più scura, che è quella che chiamiamo shadow. Cercherò di spiegarvi un po' meglio. Una cosa che però spero abbiate capito è che se volete nascondervi non andate dietro a un buco nero, perché non vi serve a niente, vi si vede comunque. Adesso, questa immagine, così come ve l'ho mostrata qui, ok, è spiegata in questa maniera qui, quindi potete prendere un fascio di luce e viene proiettato qui e quindi vedete questa immagine complessa. Però questo dipende molto anche dall'inclinazione in cui state guardando l'oggetto. Sicché se guardate dall'alto, esattamente dall'alto, avreste un oggetto che è perfettamente circolare, mentre se lo vedete di taglio, vedete appunto, ci saranno queste due diverse zone. E come vi spiegavo, questa zona qui è quella che noi chiamiamo l'ombra, la shadow. Molto spesso la gente confonde la shadow, l'ombra, con l'orizzonte degli eventi. L'orizzonte degli eventi non si può vedere, d'accordo? Mentre la shadow è qualcosa che indica la presenza di un orizzonte degli eventi. In realtà il disco che vi ho mostrato, così come vi ho mostrato dalle simulazioni, non è sottile ma è geometricamente spesso. Ed è per questo che quello che ci aspettiamo in genere è qualcosa di questo genere, che è una ciambella un po' più paffuta. Quello che potete notare è che se lo vedete dall'alto l'immagine è perfettamente simmetrica, ma se non lo vedete dall'alto, lo vedete di lato, c'è sempre una zona più luminosa dell'altra. Vedete, questa zona è più luminosa di quest'altra. E questo è perché la luce in questa zona viene verso di noi ed è amplificata attraverso un processo che si chiama Doppler boosting, l'amplificazione di Doppler, ed è un processo a cui siamo, è lo stesso processo che produce una variazione della frequenza, ad esempio, di una sirena che viene verso di noi. Per spiegare meglio cos'è l'ombra, potete immaginare di avere un buco nero e questo è il suo orizzonte degli eventi, quindi questa superficie non può emettere luce, può soltanto assorbirla, e di mettere questo buco nero davanti a una sorgente di luce e noi di metterci qui a una certa distanza. Ecco, ci saranno dei fotoni che vengono assorbiti direttamente dal buco nero, ma ci sono dei fotoni che non vengono assorbiti direttamente, che girano un po' e poi ci vanno a finire dentro. E questo vuol dire che se siete qui, ci saranno tutta una zona di luce che non vi arriverà, perché appunto c'è il buco nero che si è trapposto tra la sorgente di luce e voi. E quindi quello che sarà qui, questa sarà l'ombra, ed è un'ombra che è non necessariamente perfettamente scura, perché comunque ci saranno dei fotoni emessi qui
che potranno raggiungervi. Le dimensioni sono importanti. L'orizzonte degli eventi ha una dimensione pari a 2 volte la massa. Il limite dei fotoni che vengono catturati, viene chiamato orbita circolare dei fotoni, ha una dimensione di 3 volte la massa, mentre l'ombra, la zona proiettata sul cielo all'infinito, questa ha un raggio di quasi 5 m, dalla radice di 27. Quindi, ancora una volta, quello che vediamo noi è l'ombra, ossia il deficit di luce prodotto dal fatto che c'è qualcosa, un buco nero, che ce li assorbe. Ed è per questo che osservare l'ombra è una prova indiretta dell'esistenza di un assorbitore, come ad esempio un orizzonte degli eventi. Quello che abbiamo fatto, quindi, il nostro gruppo, il mio gruppo qui a Francoforte, è fare un numero molto elevato di simulazioni, in maniera tale da poter pensare di riprodurre tutte le possibili maniere in cui un buco nero di vario tipo, con varie rotazioni e con vari tipi di emissione, possa apparire. Ecco, questo è soltanto un esempio dell'enorme catalogo di 60.000 immagini sintetiche che abbiamo prodotto. Come vedete, ci sono dei buchi neri che hanno una shadow molto grande, altri che hanno una shadow molto piccola, quelli che vanno in senso orario, quelli che vanno in senso antiorario, per questi sono i gradi di libertà del problema. E quindi quello che abbiamo fatto è creare 60.000 immagini sintetiche che dovevamo confrontare poi con 4 immagini sperimentali. Ed è un problema tipico di riconoscimento di un'immagine. E se volete avere un'analogia, quello che potete pensare è di avere di essere allo stadio, di avere un'immagine di una vostra amica, che però non è molto accurata, è molto sfocata, e volete sapere se questa vostra amica è dentro lo stadio o no. La maniera in cui potete fare questo è di confrontare l'immagine, dunque no, qualcosa che non va. Quello che volete fare è confrontare l'immagine con tutte le immagini delle persone presenti nello stadio e andare a trovare le persone che più si avvicinano alla fotografia. Ecco, questo è un problema di intelligenza artificiale e vedete come il risultato non sia un risultato deterministico, ma una certa probabilità che una di queste persone corrisponda alla vostra immagine. E lo stesso è avvenuto con le nostre immagini sintetiche. Abbiamo una certa distribuzione di probabilità che rappresenta la possibilità che un buco nero sia stato visto. Ecco, una cosa che potete vedere è che in questo esempio abbiamo selezionato un oggetto molto particolare. Sappiamo che questa immagine di riferimento è relativa a degli umani che hanno dei capelli lunghi e poi, guarda caso, sono anche tutte donne. Quindi, in questa maniera possiamo dire che questo oggetto, anche se noi sappiamo che è la nostra amica, però nel caso di M87 non sappiamo che cos'è, però possiamo dire che è un umano con i capelli lunghi. E questo è fondamentalmente quello che abbiamo fatto noi. Voglio chiudere mostrandovi questo esempio di come le osservazioni possono essere riprodotte in maniera estremamente accurata e fedele dai modelli teorici. E siccome di questo modello teorico conosciamo tutto quanto, possiamo dire, ad esempio, qual è la massa di M87, quindi misurare la massa del buco nero al centro della galassia, che è esattamente quello che abbiamo fatto. Bene, direi qui termina la mia breve presentazione e magari possiamo passare a un paio di domande ancora, se vuole. Sì, prima di tutto vorrei ringraziarla, è veramente un privilegio, mi sento un privilegiato in questo momento a poter interagire direttamente con lei, a poter parlare di argomenti così, così interessanti e così all'avanguardia del progresso scientifico attuale. Ovviamente un'attenta spiegazione di tutta la base matematica che sta dietro, come lei scrive nel suo libro, è molto molto
lunga. Lei dice di tenere un corso che dura diversi mesi per spiegare tutta la base matematica che sta dietro la comprensione della relatività di Einstein. Ora ci sta un ragazzo, Andrea, che faccio entrare nella chiamata, voleva porle una domanda. Salve. Salve. Buonasera, io sono Andrea Cusimano e volevo innanzitutto ringraziarla per il suo tempo e poi volevo porle questa domanda. Se si creasse una teoria che congiunga la relatività con la meccanica quantistica, si riuscirebbe a stipulare una teoria del tutto e tramite questa teoria del tutto si riuscirebbe a capire meglio la posizione di Dio, il nostro rapporto con lui. Bene, allora, in realtà ho fatto tre domande. Perché la prima è se sarebbe possibile conciliare la gravità, così come formulata da Einstein, con la meccanica quantistica e creare cioè una teoria della gravità quantistica. In linea di principio dovrebbe essere possibile. Sfortunatamente non ci siamo ancora riusciti. E dico sfortunatamente perché ci stiamo provando da quasi 40 anni, anzi da anche di più. E questo perché la teoria della gravità, la teoria della meccanica quantistica sembrano essere fondamentalmente incompatibili. Una perché è quella della gravità è una teoria completamente deterministica, mentre quella della meccanica quantistica è una teoria probabilistica. E anche perché ci sono delle complessità matematiche che ci impediscono di fare questo progresso. Certo è che è chiaro che per risolvere alcuni dei problemi della teoria di Einstein, questa teoria è stata verificata in moltissimi aspetti, ma sappiamo sicuramente che uno degli aspetti in cui non è non può essere corretta è nella sua predizione di una singolarità al centro di un buco nero. In un buco nero devi immaginare che c'è un orizzonte che copre un obbrobio che è il centro del buco nero, questo punto dove le equazioni non sono più risolvibili, dove la densità e la curvatura diventa infinita. Ecco, da un punto di vista di fisica moderna ci aspettiamo che questo non è possibile, non possiamo avere delle divergenze. E quindi se avessimo una teoria che spiega cosa succede intorno a un punto di campo gravitazionale enorme, allora potremmo rattoppare la teoria di Einstein e avere una descrizione della gravità che è una descrizione appunto quantistica. Ovviamente ci sono centinaia di scienziati che ci lavorano tutti i giorni ed è, spero, una questione di tempo fin tanto che questa teoria sarà sviluppata completamente. È chiaro che una volta che abbiamo questa teoria potremmo avere una spiegazione molto più complessa e unitaria di tutto l'universo. In questo momento non è possibile, riusciamo ad unificare alcune delle interazioni, quella forte, l'elettro debole e così via, ma quella che si rifiuta di essere unificata è la gravità, e quando sarà possibile avere una teoria della gravità quantistica, sarà possibile, anche se non è una cosa banale che avverrà in un giorno, avere anche una teoria universale unificata. Questa è la seconda domanda. La terza domanda è molto più difficile da rispondere. Come scienziato, come scienziato credente, cerco di tenere sempre su due piani diversi, paralleli e raramente intersecanti considerazioni su Dio e considerazioni scientifiche. Se avere questa teoria ci consentirà di comprendere Dio, non lo so, perché appunto non abbiamo questa teoria. È possibile che però il concetto stesso di Dio sia sovraumano, ossia non sia possibile definire attraverso delle considerazioni che sono comunque delle considerazioni umane, e che quindi quando anche avessimo una teoria in grado di spiegare tutto nel nostro universo da un punto di vista scientifico, razionale, questa teoria comunque non potrebbe spiegare Dio, perché intrinsecamente richiede una considerazione non razionale.
attenzione, non irrazionale, ma non razionale, nel senso che è un'interazione che è basata sulla fede. Quindi, non lo so, forse me lo chieda tra 50 anni, quando sicuramente ci sarà una teoria. Nel corso della storia ci sono state il progresso scientifico è spesso andato contro la religione, la tradizione religiosa. Lei quindi pensa che nonostante magari in un futuro non sappiamo quanto vicino, quanto lontano, se si riuscisse a spiegare tutto, quindi resterebbe comunque lo spazio per un creatore, per Dio, oppure pensa che Dio possa essere anche considerato come un qualcosa di necessario solo finché non si riesca a spiegare tutto in termini fisici? Dunque, secondo me il passato è stata la religione che è andata contro la scienza, non come ha detto lei, la scienza è andata contro la religione. La scienza, specie in Italia, pensiamo a Galileo, ha sempre avuto grosse difficoltà a progredire, appunto perché ci sono stati dei dogmi religiosi che in maniera molto conservatrice hanno impedito il progresso. La domanda che fa è estremamente complessa e non sono sicuro di essere in grado di rispondere. È possibilissimo, anzi io penso sia la soluzione più plausibile, che comunque il Dio sia qualcosa che rimarrà inspiegato, anche quando avremo la capacità di spiegare praticamente tutto. Perché comunque ci sarà una domanda... ci sarà la domanda del perché, d'accordo? A meno che io non voglia accettare l'idea, faccio un passo indietro. In realtà noi abbiamo già una comprensione abbastanza completa di quello che è il nostro universo, di cosa è successo, di come è nato, di come ha evoluto e così via. Questa conoscenza ci dice che noi siamo altro, nient'altro se non il risultato di fluttuazioni quantistiche nell'universo primordiale. Nel primo universo primordiale è avvenuto a un certo punto, quale sia stato il punto non ha importanza perché è lui che segna l'origine di tutto. Poi ci sono state delle fluttuazioni, queste fluttuazioni sono possibili e queste fluttuazioni poi hanno dato vita a delle strutture a grande scala dell'universo, degli ammassi, e poi delle galassie, poi delle stelle, e poi dei pianeti intorno alle stelle, e poi noi. Quindi c'è una spiegazione perfettamente logica che uno può accettare, molti scienziati non credenti la considerano la spiegazione corretta, e qui non c'è bisogno di Dio. Quindi già siamo nella situazione in cui possiamo farne a meno dal punto di vista razionale. Ciononostante ci sono delle persone che hanno bisogno della presenza di Dio, non tanto per spiegare l'universo, ma per rinunciare all'idea che siamo soltanto delle fluttuazioni, risultato di fluttuazioni stocastiche, e non ci sia invece un disegno più grande e diciamo forse anche più interessante. Stiamo un po' andando oltre la fisica, stiamo entrando in un campo che è molto più soggettivo rispetto alla scienza esatta che è la fisica, che è la matematica e tutto quello che le sta dietro. Mi rendo conto che qui la risposta può essere molto personale, è diversa ognuno di noi e non verificabile appunto quale sia giusto o quale sbagliato. Un'ultima domanda che vorrei porle mi è stata inviata da una mia compagna che purtroppo non è potuta essere presente, però teneva che io le ponessi questa domanda. Ora gliela leggo. Presuppongo che uno studioso come lei provi un certo fascino per l'immensità e l'immensamente grande dell'universo, ma il continuo studio di questo infinitamente grande e l'immersione completa in esso generano una sorta di consapevolezza di quelli che sono i limiti umani, a lei, così come ai suoi colleghi. Questo ha mai provocato una sensazione di sconforto, di disagio, o potrei dire una sorta di malinconia venendo a conoscenza del proprio essere così infinitamente piccoli e insignificanti all'interno di un contesto così grande? Wow, questa è una domanda che mi sarebbe piaciuto avere dalla sua amica. Diciamo, in realtà nella fase di ricerca scientifica di tutti i giorni,
quello che, con cui ci si confronta sono dei problemi molto spesso triviali, molto, molto, molto spesso poco così universali. Si tratta di di capire perché una simulazione non funzioni, o perché un codice non va avanti, o perché un'equazione non possa essere risolta. Quindi lo sconforto c'è, tutti i giorni c'è lo sconforto, ma è lo sconforto per gli insuccessi continui che il lavoro di ricerca comporta. Fare ricerca scientifica significa fondamentalmente frustrazione e difficoltà. E soltanto raramente ci sono delle perle di gioia quando qualcosa funziona, quando una soluzione viene trovata, quando una cosa viene compresa, quando viene ottenuto un risultato. Quindi diciamo, non c'è tempo per fare preoccupazioni, per preoccuparsi se quello che facciamo sia poi infinitamente piccolo nel grande contesto della conoscenza. Detto questo, io trovo molto utile un insegnamento di Galileo, e che dice che è molto più interessante occuparsi a ottenere la verità di un aspetto piccolo della nostra conoscenza, ma ottenere la verità, piuttosto che dialogare, discutere di questioni di grandi sistemi, di massimi sistemi, senza poi ottenere nessun risultato grande. Quindi, fin tanto che ottengo una piccola verità in un aspetto molto piccolo della mia ricerca, che però so è vero, bene, questo compensa tutte le, appunto, le angosce, le frustrazioni e così via, e mi mette al riparo da queste considerazioni che comunque quello che ho trovato è soltanto un piccolo granello di sabbia appunto nella spiaggia enorme della conoscenza umana. Grazie mille per la sua risposta. Siamo giunti ora alla conclusione di questo meraviglioso viaggio. Abbiamo ripercorso la gravità nella storia, nel corso di come è stata vista dai fisici che l'hanno analizzata, e di come interagiamo noi comuni mortali, diciamo, ogni giorno con essa. Siamo arrivati a parlare dei corpi più strani del nostro universo, più controversi, che fanno arrovellare ogni giorno scienziati e fisici. Abbiamo visto le singolarità dell'universo, le stelle di neutroni, buchi neri e corpi complessi che non smetteranno mai di stupirci. Il progresso scientifico, speriamo e ci auguriamo, continuerà in questa direzione, con ritmi sempre più veloci, più rapidi, e che porteranno a implementare ancora di più lo studio dell'universo e di tutto quello che c'è dietro, di tutta la base matematica che è dietro. Siamo arrivati a una conquista che qualche secolo fa sembrava impensabile, ovvero ottenere la foto di un buco nero. Se ci pensiamo, qualche secolo fa era impensabile addirittura ottenere una foto. Quindi ci rendiamo conto che il progresso è qualcosa di infinitamente veloce, molto più veloce dei piccoli insignificanti, possiamo dire, umani che siamo noi. A questo punto io, professore, vorrei ringraziarla infinitamente a nome, credo, di tutto il nostro istituto, per il tempo che è riuscito a dedicarci. Veramente è stato un incontro interessante, emozionante per molti punti di vista. L'unico contributo che posso dare io a lei è consigliare vivamente la lettura di questo libro a tutti, perché io l'ho trovato veramente illuminante e fantastico da diversi punti di vista. Ho compreso argomenti, grazie a lei, che non avevo compreso con altri libri di divulgazione, o non avevo trovato sufficientemente interessanti sui libri di testo. Quindi io la posso solo ringraziare per l'enorme contributo, l'enorme aiuto che mi ha dato personalmente, e spero che questa curiosità si sia trasmessa alle persone che ci seguiranno. Bene, anch'io la ringrazio, la encomio per il suo spirito di iniziativa, e sono molto contento che il libro sia stato apprezzato e anche addirittura utile. Quindi spero che lo stesso sia per gli altri. Scrivere per me questo libro
è stato una rispondere a un'esigenza, ossia quella di spiegare a quante più persone possibili quanto sia attraente la gravità e quindi spingere le persone a conoscerla un po' meglio. Il libro non è facile, ma non è neanche difficile. Come scrivo nel libro, bisogna avere un po' di pazienza, perché una serie di concetti un po' strani, una buona dose di immaginazione, ma se si hanno questi due ingredienti, si arriva alla fine del libro e alla fine ci si sente forse un pochino più consapevoli di cosa succede nel mondo. Grazie a voi e spero un giorno di potervi vedere in persona e non attraverso uno schermo. Devo ancora accertarmi che siete tridimensionali e non soltanto bidimensionali. Sì, anche noi speriamo di poterla incontrare in un altro contesto, magari con una nuova scoperta scientifica della quale trattare e discutere. Speriamo che questo possa avvenire. Nel frattempo saluto tutte le persone che ci hanno seguito e ringrazio nuovamente il professor Rezzolla per il tempo che ci ha dedicato. Arrivederci. Grazie a voi. Buon fine settimana. Buona giornata.